abbiamo visto che, ripetendo le cose che abbiamo detto, che l'acqua delle falde si muove con le porzioni di Cucinelli. Il motore, se vogliamo, la differenza di pressione è questo, è il moto generato dal fatto che sia il mezzo, cioè il suolo, sia il fluido sono comprimibili. Nella parte insatura è l'equazione di Richards che comanda il moto, con tutti gli aspetti che sono legati alla variabilità della conducibilità idraulica, con il contenuto d'acqua del suolo, con la tessitura, eccetera, 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 eccetera. Adesso ci poniamo il problema di cosa succede quando l'acqua, attraverso uno dei meccanismi che abbiamo descritto prima, si viene a costruire una falda superficiale. L'acqua si muove anche lì, e l'equazione che la descrive dovrebbe essere l'equazione di Navier-Stokes, ma invece io vi presento una cosa più semplificata, in quanto si è visto che rispetto alle equazioni di Navier-Stokes che descrivono la più completa variabilità dei moti di un fluido anche sulla superficie come questa, noi non abbiamo generalmente bisogno di usare tutta la tridimensionalità di questo moto, e per esempio possiamo integrare sulla direzione verticale le equazioni e ottenere quelle che poi chiamiamo equazioni di De Saint-Venant, Barret de Saint-Venant, che sono state ottenute più di 2 secoli fa, e possiamo viceversa esprimere il moto in superficie in funzione di velocità medie. Facciamo delle ipotesi. La prima ipotesi è che l'acqua non è comprimibile, in questo caso, e è di densità costante e viscosità costante. La distribuzione sulla verticale è approssimativamente idrostatica, anche se non è proprio, è approssimativamente idrostatica, o comunque le variazioni sulla verticale sono minori delle variazioni sull'orizzontale. Questa ipotesi l'avete vista, secondo me, anche a meccanica dei fluidi, e si chiama in altri casi ipotesi di Dupuy. Sì, che il flusso sia gradualmente vario, cioè vuol dire che vari sì nel tempo e nello spazio, ma non proprio in maniera molto forte, e che il letto sul quale avviene lo scorrimento, quindi la superficie del terreno, sia fissa, e che la pendenza sia, tra virgolette, modesta. In realtà noi questa ipotesi spesso ce ne dimentichiamo e facciamo andare le cose anche su pendenze molto elevate. Facciamo anche l'ipotesi che noi di strada, in questo caso, siccome consideriamo la sezione 1D e pensiamo tutto simmetrico nella dimensione, cioè consideriamo il movimento in 2D. E consideriamo la terza dimensione che manca, omogenea o comunque non distinguibile dall'altra direzione, cioè che tutto sia, si muove parallelo a se stesso, allora possiamo anche pensare che abbiamo un influsso laterale nel nostro sezione di controllo, nel nostro volume di controllo. Però facciamo l'ipotesi che questa acqua che arriva lateralmente non cambi la quantità di moto. Di quali equazioni abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dell'equazione di continuità. Allora lì ho disegnato una specie di canale. Quel canale ho una sezione, l'area della sezione che ha questa forma di paraboloide, che chiamo A, D, X, T. Ho un flusso laterale che va dentro il canale,
se questa è la direzione del canale, il flusso viene dentro lungo la superficie ortogonalmente, questo si chiama Q piccolo di X e T. La portata che fluisce si chiama Q grande di X e T. E la lunghezza di questo pezzo di canale è dx. Se queste sono le condizioni, allora l'equazione di continuità, ovvero l'equazione di conservazione della massa, che in questo caso considero anche che ρ sia costante, eccetera, eccetera, è dA su dt, la variazione della sezione nel tempo. Come può variare la sezione nel tempo? Perché si abbassa la superficie libera, che è quella in alto. Ho dell'acqua che ha superficie libera, che si alza e che si abbassa. E più del Q su dx, che è dove Q è la portata che fluisce, questa è uguale a zero. La portata che cosa è uguale? La portata è uguale alla sezione A per la velocità media V sulla sezione. È evidente che sulla sezione io avrò velocità variabili perché vicino ai bordi io avrò velocità nulla, no? Sapete che ci sono condizioni di no slip. Potrei qui mettere anche in caso condizioni di continuità con il moto nella falda che sta sotto, ma supponiamo che ci sia condizioni di non scivolamento, diciamo. Quindi la velocità è nulla e questo si tratta di una velocità media su tutta la sezione, che fa parte delle ipotesi che vi avevo enunciato prima. Per come si ottiene quell'equazione lì. Allora, la variazione, il volume di acqua all'interno del mio concio, che cos'è? È la variazione di A per dx nel tempo. Dove, come rappresentazione del volume A, prenderò un punto rappresentativo all'interno del concio. E questo sarà uguale alla portata che entra meno la portata che esce. La variazione. La portata che entra qual è? È quindi T, che è uguale alla Q di X all'inizio, perché il mio concio qui parte da X e finisce a X più da X. La portata Q di X più la portata Q di x e t, ho messo solo q di t considerando la costante su tutto l'elemento, ma sarebbe q di x e t. Invece il q out, che cos'è q out? Q out è q di x più di x, e sviluppando in serie di Taylor, questa è la q di x più la dq su dx in dx. Quindi qui meno q out, se ci fate bene caso, è proprio meno dq su dx. E questa è uguale a Q. Poi c'è un termine dx che si cancella dappertutto, perché Q di x e t è per unità di lunghezza. Quindi questo spiega brevemente come si ottiene l'equazione di continuità. Non ho fatto nient'altro che operazioni che ho fatto anche in altre occasioni. Devo qui uso un'equazione in più che finora non avevamo mai visto, che è l'equazione di Newton, F uguale a ma. L'equazione di Newton mi dice che l'accelerazione di un corpo di massa m subisce e è dovuta alle forze che agiscono su di queste. Questa è un'equazione vettoriale. Qui A l'accelerazione e F la forza sono dei vettori. Qui invece però, siccome io qui sto parlando di una sola, è un vettore, ma qui sono in una dimensione, d'accordo? Quindi non ho componenti vettoriali in questo caso, ma generalizzazioni di questi ragionamenti in tre dimensioni, in due dimensioni, in tre dimensioni sono possibili. Allora c'è una parte dell'equazione, la quantità di moto che cos'è? Devo scrivere l'equazione di conservazione della quantità di moto. La variazione della quantità di moto è uguale alla quantità di moto che entra meno la quantità di moto che esce. Esattamente come nel caso precedente per la massa. Nel caso precedente della massa avevo la variazione di massa nel volume di controllo. Qui vado a calcolare la variazione di quantità di moto.
La quantità di moto per un fluido è rho, la densità del fluido, quindi è l'MA per unità di volume. Su questo volume sarà rho per dv, il volume su che sto considerando, per che cosa? Per la velocità, e quindi il volume in questo caso sarebbe A dx, ma il dx l'ho buttato immediatamente via da tutte le parti, per v la velocità. Quindi rho v a v è la quantità di moto per unità di lunghezza del mio canale, e vado a calcolare la variazione nel tempo della quantità di moto. In realtà, se vado a fare bene i ragionamenti, la variazione della quantità di moto non è la variazione diretta della quantità di moto, ma è anche la variazione della quantità di moto che io ho andando a considerare il fatto che ho un sistema spaziale, sia pure in una sola dimensione. Questo comporta l'aggiunta di un termine del calcolo dell'accelerazione, che è un termine che dipende dalla variabile x e che ha la struttura che vedete lì nel secondo addendo, rho w a per v al quadrato. In realtà, se si fanno i calcoli all'inizio, questo diviene v per d su dx rho v a v. A destra invece che cos'ho? Ho le varie forze che agiscono. Che tipo di forze possono agire su un volume? Fisica 1. Forze di volume e forze di superficie. Qui abbiamo una forza, lì le ho messe tutte assieme, abbiamo una forza di volume, che è quella che contiene la G. Dopo andiamo a vedere cosa significano esattamente i singoli termini. Cioè, questa in mezzo è la gravità. Gli altri due termini sono due termini di superficie. In particolare, il primo rappresenta la variazione di pressione fra la superficie entrante e la superficie uscente, mentre ho una superficie, in questo mio concio iniziale, ho una superficie che avvolge curvilinee sui quali non avviene nessun trasferimento, avviene trasferimento di momenti in tre dimensioni, ma non nella semplificazione che sto facendo. E questa è meno a dp su dx. E poi invece ho anche una dissipazione che dipende dalla superficie, sono forze di superficie perché l'attrito avviene attraverso le superfici, e questo è rappresentato da tau, che è la quantità di dissipazione, e da p, che poi è il perimetro bagnato. Allora, questa equazione, la F si scompone in due parti, una che è il cambiamento locale di quantità di moto e l'altra che è il cambiamento spaziale della quantità di moto. C'è una forza di superficie che è dovuta al cambiamento di pressione, che comunque assume idrostatica su tutto l'andamento, c'è la forza di gravità e ci sono le perdite dovute all'attrito. Rho V è la densità dell'acqua, A è l'area della sezione, V è la velocità, P è la pressione, tau è quello che si chiama sforzo tangenziale al fondo, shear stress tradotto in inglese, P è il perimetro bagnato. Il perimetro bagnato è che cosa? Vista qui il perimetro bagnato è, vediamo se ci arrivo, questa dalla superficie libera, dove si parte dai due punti dove la superficie libera viene intercettata. Beh, avete chiaro che cos'è il perimetro bagnato e area bagnata. Se quella è la sezione,
questa è la sezione A, questo che vado a disegnare così è il perimetro bagnato. Dopo introduco delle altre quantità, in particolare introdurrò la quantità Y, beh questo sarà Y max, ma poi introduco un'altra quantità che chiamo Y, che è il tirante medio, che sarà in funzione di questa è la larghezza massima, W max, e ci sarà una larghezza media, V medio, di cui però poi non parlo. Quindi io sto scrivendo la mia equazione di continuità, la mia equazione di conservazione della quantità di moto, scusate, che ha questa forma qua. Allora, di solito la tratto un po', la forma della precedente è, vedete, prendo il primo termine che è rho W a V, e questo, beh, posso fare la derivata, quindi rho è costante, mi esce dalla derivata, poi ho la derivata di AV che sarà A per la derivata di V rispetto a T, più rho V la derivata di A rispetto a T. Non ho fatto altro che sviluppare la derivata. D'altra parte, io so che dA su dT è uguale a meno V dA su dx meno A dV su dx più Q. Da dove l'ho tirata fuori questa equazione qua? Vediamo se vi ricordate. Due slide precedenti, vedo delle facce affrante. Dall'equazione di continuità. L'equazione di continuità è questa, sotto, se io sostituisco a Q, sostituisco A per B, ottengo esattamente questa espressione che compare qua. Quindi questa è l'equazione, questa uso l'equazione di continuità all'interno e la vado a sostituire dove? Nell'espressione in alto che contiene dA su dT. Alla fine allora, la variazione puntuale della quantità di moto, il primo termine dell'equazione, rho V A per V, ha questa forma abbastanza complicata e lunga che vedete rappresentata qui. Io vi sto facendo tutti i passaggi, non è poi che li dovete rifare per memorizzare un po' quello che succede. Primo membro si può semplificare, come vedete è scritto qua, contiene tre termini. Dove ho usato anche un'altra cosa, cioè qui c'era il secondo termine, la parte di quantità di moto, la variazione di quantità di moto dovuta al fatto che c'è un elemento spaziale, che è rho W a W al quadrato, io ho semplicemente fatto la derivata ottenendo questi pezzi che ho combinato con i pezzi che avevo ottenuto prima e quindi ottengo l'espressione del secondo membro della mia equazione di Sandera. Cioè il primo membro, scusate, l'equazione di De Saint-Venant, che in questo caso era MA. Il secondo membro dell'equazione di De Saint-Venant invece come fa? Beh, intanto ho fatto l'ipotesi idrostatica, quindi P è uguale a che cosa? P è uguale a rho gy, dove y è il tirante medio del mio sistema. Nell'ipotesi di Dupuy, eccolo scritto lì. In seconda equazione qua c'è un errore ed è tau, qui non è c, è tau. Tau è uguale a rho g, che sarebbe rho g è la densità per g dell'accelerazione di gravità, che è il peso specifico, gamma, r che è il raggio idraulico,
che è definito qui sotto, il raggio idraulico è dato dall'area bagnata per il perimetro bagnato, per la pendenza di attrito. Pendenza di attrito che dopo andiamo a vedere in che cosa si compone. Allora, se al posto di P sostituisco Rho WGY nell'equazione in alto, il primo termine si trasforma in questo modo, Rho WGA dy su dx. Il secondo termine mi rimane inalterato, Rho WGA è 0. Del terzo termine, al posto di tau, sostituisco Rho WGA, perché avrei A per P, sto perdendo una parte, per S con F. Ok. E quindi questa, eguagliando i due membri, 1 uguale a 2, 4, 6, ottengo la coppia di equazioni in alto l'equazione di continuità e in basso l'espressione che contiene il momento, la quantità di moto, che si chiamano equazioni di San Venato. Qui vedete anche tutta una serie di parentesi. Moto uniforme. Tutta questa equazione tengo solo i primi due termini. Ho la pendenza del fondo S con 0 che viene controbilanciata dalla forza di attrito. In questo caso ho quello che si chiama un'onda cinematica. Se tengo conto di questo parte, g dy su dx, da dove mi deriva sto dy su dx? Adesso non ci ricordiamo più da dove salta fuori, casomai andiamo prima nelle equazioni g dv su dx. Compare quando applichiamo l'equazione di continuità attraverso la quantità di moto. Se aggiungiamo quel pezzo otteniamo un'equazione che costituisce un'altra approssimazione dell'equazione dinamica intera che si chiama equazione di diffusione. Se invece elimino solo il termine dv su dt all'interno di questa equazione ottengo un'equazione che si chiama equazione dinamica quasi allo stato stazionario, mentre l'onda dinamica descritta da De San Venante è tutta l'equazione compresa. Ce la fate a ricordare questa cosa? No. Bisogna fare un po' di allenamento. Comunque sapere che sopra il moto viene descritto dall'equazione di San Venante. Questa equazione la vedrete almeno in 4 corsi della laurea magistrale, compare ovunque. Però per noi è appunto il movimento dell'acqua in superficie. E nel modello bidimensionale che voi userete per fare il movimento dell'acqua in superficie, non solo c'è la transizione da saturo in saturo, come vi dicevo prima, ma c'è anche la transizione in cui si passa a descrivere l'equazione dell'acqua nel sottosuolo, saturo in saturo, che sia l'equazione in superficie, attraverso le equazioni che si chiamano in questo caso shallow water equations, in generale anche, equazioni delle acque basse, perché l'ipotesi di Dupuy si può fare, per esempio, quando la dimensione laterale del sistema è molto più grande della dimensione verticale. In questo caso sono una approssimazione delle equazioni della mia stessa. Dopodiché posso prendere, a seconda che mi vada bene nei casi che succedono, una qualsiasi di queste semplificazioni. E poi in letteratura ci sono tutte quante. In realtà manca una cosa da definire, cioè quell'S con F
quella tendenza di attrito statico che si chiama friction coefficient in inglese. Come si calcola? Beh, si calcola con una delle formule di attrito che voi avete imparato a conoscere la meccanica dei fluidi, in particolare qui ho elencato quella di Darcy-Weisbach, ma ci sono anche le forze, cioè le formule di Knaupler-Strizler e di Shesina che possono funzionare. Di solito, per esempio, in questi problemi la formulazione che si preferisce non è tanto questa qui di Darcy-Weisbach, ma è quella di Shesina. Quindi, equazione di Desham-Enard. L'equazione di Desham-Enard completa il quadro delle equazioni che noi vediamo dell'acqua che si muove. Comunque tre equazioni, equazioni di Richard su cui ci siamo soffermati per lungo tempo, l'equazione delle ground water che vi ho ricavato oggi, una dimostrazione relativamente breve e che rappresenta un'estensione dell'equazione di Richards dal mio punto di vista, di cui alcuni dettagli probabilmente per la geotecnica, e poi l'equazione delle acque in superficie, che è questa equazione di Desham-Enard, che si ottiene semplificando, integrando sulla verticale in realtà le equazioni di Navier-Stokes. Io non ve le ho ricavate come integrazione verticale delle di Navier-Stokes, ma come la derivazione diretta assumendo la forma della forma unidimensionale della legge di Newton unidimensionale, almeno che capiate quali sono gli elementi che consentono la derivazione di questa equazione. È probabile che non devo ancora pensare se ve la devo chiedere nel compito. Tempo fino a oggi pomeriggio, no, tempo fino a quando vi do il compitino. E anche questa è un'equazione derivate parziali, quindi vale esattamente quello che dicevo per l'equazione di Richards, è che ovviamente abbiamo visto molto più volte, bisogna assegnare le condizioni iniziali e delle condizioni del contorno. L'arte di assegnare le condizioni iniziali delle condizioni del contorno a queste equazioni la vedrete appunto per chi proseguirà nella laurea magistrale tantissime volte, quindi non mi soffermo sui dettagli di queste equazioni. Anche per questo, perché so che qui chi continuerà qui a Trento, e spero che questo non sia un deterrente, questa equazione la vedrà talmente tante volte che non gli sembrerà più nemmeno particolarmente strana. Avrei avuto qualcos'altro da dirvi, ma a questo punto andiamo a mangiare, direi.